Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Everything will go wrong to the bad and the corrupt. Both felt alone, so we got a divorce. Carissimi amici, ben ritrovati. Questa volta parleremo di come evadere dal lager mentale e sfondare la quinta dimensione. All'ottavo anno di età, mia figlia Esther mi chiese di acquistarle una colomba. Acquistammo una colomba che era nata e cresciuta in gabbia e il giorno del compleanno la portammo in cima a una collina e la liberammo, lasciammo libera di volare. Cos'è infatti una gabbia? I will tell too. Non esiste in natura niente che assomigli ad una gabbia, ad una prigione. Il sottrarre creature alla propria libertà, isolandole in spazi chiusi, limitandone i movimenti nello spazio, è una crudeltà totalmente umana. Eppure questa invenzione crudele è diventata il modello fondante dell'intera società umana e il mondo intero oggi è un'immensa prigione, una gabbia di gabbie, un lager mentale che si estende su scala globale. Pino Cabras, in un bel discorso in Parlamento, parlando della dittatura sanitaria, diceva che il Nazi Pass ha trasformato ogni casa in una dogana, ogni ufficio in una frontiera, ogni scuola in un checkpoint, ogni aula in un confine, ogni piazza in una succursale della questura, ogni mensa in una segregazione. Dunque, perché tutto ciò accade? C'è un modo di evadere da questa prigione? Come possiamo trasformare tutta questa chiusura in apertura verso una nuova dimensione? Nel racconto Flatlandia, scritto nel 1884, si narra di un mondo a due dimensioni abitato da linee, triangoli e forme geometriche regolari. In questo mondo abita un quadrato che viene imprigionato per aver tentato di spiegare ai suoi concittadini l'esistenza di un mondo a tre dimensioni. Il consiglio rinchiude il quadrato in prigione, chiudendolo ai suoi quattro lati, affinché non possa fuggire. Ma il quadrato può fuggire attraverso la terza dimensione, semplicemente salendo verso l'alto e diventando un cubo. Questo ricorda anche un passo biblico scritto dal profeta Osea. La ridurrò un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. Ti sbarrerò la strada di spine e la circonderò di un muro, così che non trovi più i suoi sentieri. Prendiamo insegnamento da alcune grandi anime che hanno fatto di un periodo di prigionia uno dei momenti di più grande elevazione spirituale. Il secolo scorso abbiamo visto grandi anime, spesso imprigionate, incarcerate a motivo delle loro idee. Ad esempio Abdul Baha, Gandhi, Sri Aurobindo. Cosa possiamo imparare da loro? Abdul Baha, figlio di Baha'u'llah, il fondatore della religione Baha'i,
nacque addirittura in prigione e visse in prigione per almeno 40 anni della sua vita. Addirittura, per lasciare più spazio agli altri, visse per 2 anni in una camera mortuaria. E di quegli anni egli disse: vissi quei 2 anni nella più grande felicità. Ero colmo di felicità in ogni momento perché ero un uomo libero. Rinchiuso in quella stanza, il mio spirito viaggiava nell'immensità dello spazio. 2 altri grandi maestri contemporanei vissuti in India il secolo scorso, Gandhi e Sri Aurobindo, furono imprigionate nello stesso anno, il 1908. Sri Aurobindo racconta di quel periodo passato in prigione. Guardavo il carcere che mi isolava dagli uomini e non erano più quelle alte muraglie a imprigionarmi. No, era il divino che mi circondava. Camminavo sotto la chioma dell'albero davanti alla mia cella e quello non era più un albero. Era il divino che se ne stava ritto in piedi a proteggermi alla sua ombra. Guardavo i prigionieri nel carcere. Era il Signore che vedevo in quei corpi. Sri Aurobindo disse che l'isolamento poteva portare la mente alla follia, oppure poteva costringerla a trascendere se stessa e ad aprirsi al divino. Tanto è vero che nel 1926 Sri Aurobindo si ritirò definitivamente dal mondo e rimase chiuso nella sua stanza per tutto il resto della sua vita, fino agli ultimi giorni nel 1950. Non uscì mai dalla sua stanza. Le persone che le erano vicine raccontano che per 8 ore al giorno camminasse avanti e indietro all'interno della sua stanza. In questo modo Sri Aurobindo percorreva grandi distanze, percorreva chilometri. Bless the darkness behind. Quanto è grande il confine di una stanza? È soltanto il confine di pareti o possiamo sfondarlo? A distanza, una giovane ebrea di nome Etillesu si avviava allo stesso tipo di pratica. L'avanzare delle leggi razziali, che proibiva agli ebrei di entrare nei luoghi pubblici, di usufruire dei mezzi di trasporto pubblici, costrinsero Etillesu a rimanere chiusa nella sua stanza per molto tempo. Etty camminava su e giù per la sua stanza e diceva: percorro chilometri. Quando imposero agli ebrei di poter passare soltanto attraverso un'unica via della città, Etty sollevava lo sguardo in alto. Quando vedeva quella strisciolina di cielo sul suo capo, diceva: ma io ho tutto il cielo sopra di me. Così l'esperienza di Sri Aurobindo e di Etillesu ci dimostrano che possiamo dilatare la dimensione dello spazio del tempo, conformemente a quello che ci insegna la fisica. Mer, la compagna spirituale di Sri Aurobindo, colei che si autodefiniva atea della medicina, diceva che la materia è cosciente e che è nel corpo che dobbiamo trovare l'infinito. Il diario di Etillesu ha letteralmente cambiato la mia vita. È stato un cataclisma. Questa ragazza, da sola, senza insegnamenti spirituali, è riuscita a scalare le più alte vette della mistica,
trasformando l'inferno della persecuzione nazista in uno strumento di redenzione. E ti riusciva a trovare la bellezza in ogni cosa, a lodare la vita anche all'interno dell'inferno. Si autodefiniva il cuore pensante della baracca, il cuore pensante del campo di concentramento. Le mie rose rosse e gialle si sono completamente schiuse, mentre ero là, in quell'inferno, hanno continuato silenziosamente a fiorire. Molti mi dicono: ma come puoi pensare ancora ai fiori di questi tempi? A volte mi si impone come una visione dei campi di battaglia, colore verde come veleno. Mi trovo accanto a degli affamati, dei torturati, dei moribondi, ogni giorno. Ma sono allo stesso tempo vicino al gelsomino e al pezzo di cielo che sta dietro la finestra. In una vita c'è posto per tutto, per una fede in Dio e per una morte miserabile. Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta infatti di conservare questa vita ad ogni costo, ma di come la si conserva. Dio mio, ma se una vita simile viene tolto poi molto. Certo che non è così semplice, ma se non sapremo offrire al mondo impoverito del dopoguerra nient'altro che i nostri corpi salvati ad ogni costo, e non un nuovo senso delle cose attinto dai pozzi più profondi della nostra miseria e disperazione, allora non basterà. My brother forgot who I am about you. Ci si avvicina alla giornata della memoria. Come possiamo constatare, la lezione della storia non è stata assimilata. Cosa voglio dire con questo? Che dovremmo forse accettare questo stato di cose? Che dovremmo accettare, sopportare questa ignobile apartheid? Che dovremmo forse soccombere a questo vile lockdown perenne per i Novax? O dovremmo forse rassegnarci all'idea che forse potremmo anche finire in prigione? No, assolutamente no. Assolutamente no. Inoltre dobbiamo renderci conto che la prigione è il modello archetipale della società odierna, la società che ci ha escluso. Ma la notizia positiva è che noi siamo fuori. Noi siamo fuori dal lager. Non hanno messo fuori noi, sono loro che si sono chiusi dentro. Escludendoci, ci hanno lasciato fuori dal lager. Quindi noi dobbiamo esplorare tutta quella parte di mondo che è fuori dal lager mentale, che è fuori da questo immenso, sconfinato campo di concentramento mentale. Esplorarlo e farlo nostro. E conquistarlo. Vi ricordate all'inizio parlavamo di un quadrato che vive all'interno di un mondo a due dimensioni, quel quadrato che venne messo in prigione e che venne chiuso sui suoi quattro lati. Ebbene, quel quadrato riuscì ad evadere dalla prigione. In che modo? Elevandosi verso l'alto e sfondando nella terza dimensione, diventando uno. E questo è quello che dobbiamo fare noi. Uno degli obiettivi di tutte queste chiusure, di lockdown, quarantene, distanziamento, apartheid, è di costringerci in qualche modo ad attivare quei poteri inesplorati che abbiamo e di farci sforare nella quinta dimensione.
Like to drop or go out a smile, but cannot. E nonostante millenni di guerre, di stermini, di crudeltà, di atrocità, di orrori di ogni tipo, è come se ancora non abbiamo capito, non abbiamo ancora capito come funziona il meccanismo e perché il meccanismo puntualmente, ciclicamente, si inceppa. Ma capite che se non superiamo questo esame, definitivamente non passeremo mai di livelli. Continueremo a ripetere il medesimo ciclo. Cosa ci serve fuggire, rifugiarci nel covillaggio, se non abbiamo veramente conquistato il nostro territorio interiore? Porteremo nell'ecovillaggio tutti i problemi che non abbiamo risolto. E anche l'ecovillaggio più bello, il luogo più meraviglioso di questo mondo, si trasformerà in un ghetto, in una nuova prigione, in una nuova gabbia. Non importa quanto bello sia un luogo. E proprio per questo bisogna prima costruire le persone, la comunità che abita un luogo. Le persone, la comunità sono l'anima, il luogo fisico e il corpo. Se noi costruissimo semplicemente un luogo fisico, per quanto bello potrebbe essere, è come se avessimo costruito un corpo vuoto, quindi un corpo morto, un cadavere, un corpo senza l'anima è un corpo morto, un corpo vuoto. Quindi prima l'anima, le persone, e poi la forma, il corpo, l'involucro esterione viene di conseguenza. Vi invito a prendere parte attiva a questa fantastica, entusiasmante avventura pionieristica e di entrare a far parte del grande embrione del nuovo mondo. Per questa ragione vi voglio invitare nuovamente al webinar che avremo fra pochi giorni. Trovate il link qui sotto al video, o se no potete scrivermi al mio indirizzo email. E con questo webinar partiamo seriamente con un piano strategico per tappe a dare inizio a questo nuovo mondo. Quindi questa volta sarà diverso. Il cambiamento in corso sarà diverso da tutto quello che è preceduto fino ad oggi. E come dico sempre, permettetemi di dirlo, non solo andrà tutto bene, ma andrà tutto meglio. Andrà tutto meglio, molto meglio. Vi voglio bene e vi aspetto al webinar. Ciao!